Continuiamo nel nostro viaggio all'interno del libro degli Atti e considerando ancora gli eventi che sono narrati, ci imbattiamo subito nel capitolo 1 in una delle descrizioni più importanti che riguarda proprio il momento in cui il Signore Gesù è asceso al cielo. È un momento che viene descritto e che segna proprio il passaggio tra il tempo di Gesù, il tempo in cui Gesù è stato sulla terra, e il tempo in cui lui se ne ritorna al cielo, è sceso al cielo e inizia quindi il tempo della Chiesa. E quindi il tempo di Gesù finisce con l'ascensione e il tempo della Chiesa inizia con l'ascensione, ma in realtà è una volontà da parte di Luca di dimostrare che è tutto un unico tempo, è il tempo della grazia di Dio, è il tempo dove Dio rivela la sua fedeltà, è il tempo dove l'amore del Padre è manifestato attraverso la morte e la resurrezione del suo figlio Gesù. Gesù è il Salvatore e i discepoli sono gli annunciatori di questa salvezza e sono i portatori di questa parola di salvezza in ogni luogo. E appunto non deve comunque sfuggire che l'accento che viene messo sul fatto che ogni cosa inizia a Gerusalemme. Infatti, come abbiamo già espresso, i primi fatti nascono in Gerusalemme, i primi capitoli sono concentrati in Gerusalemme. E da Gerusalemme è la città santa, la città di Dio, dove si manifesta appunto anche l'ascensione del Signore Gesù. Gesù è il momento fondamentale, ovviamente, intorno a cui ruota tutto il messaggio della salvezza, ma annunciare che questo Gesù era vivente, è morto, è risuscitato e anche asceso è un punto fondamentale della fede cristiana. Se togliamo da questa realtà, da questo insegnamento, se togliamo questo insegnamento della risurrezione, della morte e dell'ascensione di Cristo Gesù dal messaggio cristiano, togliamo uno dei suoi più importanti fondamenti. Per noi Gesù è veramente risorto. Questa è stata una sfida alla credenza e a tutte le dottrine di quel tempo, perché in nessuna parte del mondo e in nessuna religione del mondo esiste un uomo che è risuscitato e che è sparito dalla vista dei suoi seguaci per dire io adesso sarò nel cielo e comunque manderò a voi un altro consolatore, ma comunque sarò sempre con voi. E quindi è una sfida anche per la nostra fede oggi, in un tempo in cui si parla di extraterrestri, di UFO, forse verrebbe fatto di pensare che qualche disco volante è venuto e una sorta di teletrasporto ha portato questo essere straordinario fuori dall'atmosfera terrestre in qualche parte dell'universo. Per noi che siamo razionali, pensare che Gesù è asceso in una sfera dove l'uomo ancora non è riuscito ad arrivare, e forse nel cielo dei cieli, al di là del cielo stellare, al di là in una dimensione che per noi è incomprensibile, che forse possiamo realizzare che possa esistere solo dopo la morte, una dimensione spirituale, soprannaturale, e pensare e accettare in fede che una persona vivente in carne ed ossa, ma di una natura soprannaturale, è entrata nel cielo di Dio e, come dice il Cristo agli Ebrei, si è messo a sedere alla destra di Dio e intercede per noi, non ha niente a che vedere con la nostra razionalità. Tuttavia, è parte fondamentale della nostra fede. Noi crediamo in un Cristo che è morto, in un Gesù che è morto, che è il Salvatore e che è non solo morto ma è anche risuscitato e vive per sempre, e è anche la primizia di tutti quelli che dormono. E come leggiamo nella parola del Signore, leggiamo che Gesù, dopo che fu risuscitato,
è vero, annunciò per molte volte, si presentò per molte volte e annunziò per molte volte quello che sarebbe andato a fare e quello che sarebbe successo. E così anche gli ordinò di non lasciare la Gerusalemme, ma di aspettarvi la promessa del compimento, della promessa del Padre, la quale avete udita da me, perché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. E quelli dunque che erano radunati gli domandarono: Signore, è in questo tempo che ristabilirà Israele? Egli rispose loro: non sta a voi di sapere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla sua propria autorità, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e ne sarete testimoni, e in Gerusalemme, e in tutta la Giudea, e Samaria, e fino all'estremità delle terre. Ed ecco la parola di Cristo che viene data ai suoi discepoli, la grande speranza della restaurazione anche di Israele, i tempi che sono comunque nelle mani del Padre, ma la promessa che qualche cosa sarebbe venuto nella loro vita, che avrebbe dato a loro una dimensione assolutamente nuova. E versetto 9: e dette queste cose, mentre essi guardavano, fu elevato, e da una nuvola, accogliendolo, lo tolse dinanzi agli occhi loro. E come essi avevano gli occhi fissi in cielo, mentre egli se ne andava, ecco che due uomini in vesti bianche si presentarono loro e dissero: uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù, che è stato tolto da voi ed assunto in cielo, verrà nella medesima maniera che l'avete veduto andare in cielo. Ed essi tornarono a Gerusalemme dal monte chiamato dell'Oliveto, il quale è vicino a Gerusalemme, non distando che un cammino di sabato. E come furono entrati, salirono nella sala di sopra, dove solevano trattenersi Pietro, Giovanni, Giacomo, Andrea, Filippo, Toma, Bartolomeo, Matteo, Giacomo di Alfeo, Simone lo Zelota, Giuda di Giacomo, e tutti costoro perseveravano di pari consentimento nella preghiera con le donne, con Maria, madre di Gesù, e con i fratelli di voi. Questa è la scrittura, e appunto si vede come c'è un canto di speranza molto bello, dove l'Evangelista descrive non la tristezza per il fatto che Gesù se n'è andato, ma la testimonianza viva di un'esperienza soprannaturale, dove non solo Gesù sparisce dalla loro vista, è vero, ma dove compaiono al suo posto due uomini in vesti bianche, due personaggi in vesti bianche, che dicono un messaggio che ancora oggi è valido: Gesù se n'è andato, ma come l'avete veduto andare, ritornerà. E questa è anche la grande speranza collegata alla ascensione, alla sparizione, per così dire, di Gesù dalla terra, il fatto è che comunque Gesù dovrà ritornare. È l'altro lato della medaglia della nostra speranza. Gesù è asceso al cielo, ma Gesù anche deve ritornare. E questa è anche stata l'altra parte del messaggio del Vangelo predicato in tutto il mondo, che sfida anche questo il nostro intelletto, sfida la nostra comprensione umana, e ci porta a sognare degli scenari, diciamo, molto futuristici, oppure proprio di fantasia, addirittura di fantascienza per qualche punto, ma qui non si tratta né di fantasia né di fantascienza, si tratta di fede, e la fede non ha niente a che fare con la fantascienza o con la fantasia. La fede è la certezza di cose che si sperano, dice lo scrittore agli ebrei, è la dimostrazione di cose che non si vedono. La fede è quella dichiarata in tutto il periodo anche dell'evangelizzazione del mondo, dall'inizio di Gerusalemme in poi, ed è quella fede in Gesù Cristo che salva, che porta vita e trasformazione. È quella fede per cui quando Pietro arriva alla soglia del Tempio
e lo zoppo chiede, il paralitico chiede qualche offerta, è vero, Pietro dice: quello che ho io te lo do, nel nome di Gesù alzati e cammina. Oro e argento non ne ho, ma quello che ho te lo do, alzati e cammina. E quando poi vengano imputati di questo miracolo, Pietro può dire: è per la fede nel Signore Gesù, nel nome del Signore Gesù. È la nostra stessa fede, è la nostra stessa realtà, e noi ringraziamo il Dio per questa testimonianza della parola di Dio, che riteniamo una testimonianza certa, vissuta, perché qui si gioca veramente nostra fede, che Gesù Cristo è morto, è risuscitato, è asceso al cielo, e non solo è asceso, ma ritornerà. E così come si legge in alcuni capitoli avanti, nel libro degli Atti, che il cielo deve ritenere Gesù nascosto fino al tempo della restaurazione di tutte le cose. Quando nel progetto di Dio, questa restaurazione di tutte le cose, che comprende anche la restaurazione del popolo di Israele, sarà compiuta, ecco che il Signore Gesù ritornerà, e noi aspettiamo il ritorno di Gesù. Infatti il saluto dei primi cristiani era proprio Maranatha, il Signore viene. Oggi il saluto ebraico è Shalom, la pace perfetta, ma il saluto dei cristiani era Maranatha, il Signore sta arrivando, sta venendo. Questa è la parte importante, e tra questo momento in cui il Signore Gesù è asceso e il momento in cui il Signore Gesù ritornerà, ecco che è proprio il momento nostro, il momento della Chiesa, il momento dei discepoli di Cristo Gesù, che sono impegnati, iniziando da Gerusalemme, tutto parte da Gerusalemme, per andare fino agli estremi confini del mondo, e iniziando da Gerusalemme, predicando il Vangelo della salvezza, la speranza della morte di Gesù, della sua risurrezione, comunicata anche a noi, nel senso che anche noi moriamo con Cristo e risuscitiamo con Lui, e anche il nostro corpo, come ci insegna la parola di Dio, in Epistola dei Corinzi 15, anche il nostro corpo un giorno risusciterà, e anche noi entreremo in questa dimensione soprannaturale insieme con Cristo Gesù. Anzi, l'Apocalisse ci rivela che ci sarà un tempo in cui ci saranno nuovi cieli e nuova terra. È una grande speranza quella che il Signore ha lasciato a noi, è una speranza di vita eterna, una speranza che ci spinge a continuare a essere fedeli alla predicazione della parola del Vangelo e continuare ad andare in ogni luogo per predicare la parola di Dio. Questo è molto importante per me. Così, in questo primo capitolo, noi vediamo questa testimonianza e questa unione tra la volontà di Dio manifestata attraverso Cristo Gesù e l'unione di Cristo con gli apostoli e attraverso di loro con tutta la Chiesa, in una relazione di continuità che ancora oggi si sviluppa come una storia di amore che viene dal cuore di Dio ed è destinata ad entrare nel cuore di ogni uomo attraverso i confini della terra e attraverso il tempo, nei secoli, fino a che Gesù Cristo non ritornerà. Il ritorno di Cristo al Padre inizia quindi il nuovo cammino della Chiesa, inaugura il cammino della Chiesa e il suo uscire dalla storia degli uomini in maniera visibile inizia proprio il fatto che la Chiesa può prendere corpo, può prendere materia, può essere rivestita, unita, può avere una sua realtà, un suo corpo. E infatti leggiamo proprio nei capitoli successivi che lo Spirito Santo viene, tutti noi sappiamo che, diciamo ancora che la discesa dello Spirito Santo fece di tante persone diverse un unico corpo, e questo poi sarà la dottrina anche insegnata dall'Apostolo Paolo, che noi siamo il corpo di Cristo. Quindi ecco che Gesù è nella gloria del Padre,
Gesù non lo possiamo più vedere, ma possiamo ricevere la sua eredità. E l'eredità è quella che è scritta nel primo capitolo: voi riceverete la potenza, voi riceverete lo Spirito Santo per essermi testimoni. E quindi la storia di Cristo continua attraverso la testimonianza della Chiesa, una testimonianza prodotta dallo Spirito Santo. E la Chiesa ha questo grande dovere di fare discepoli tutti i popoli, farli diventare discepoli di Cristo. Ora, non è un semplice indottrinamento, non è fare un indottrinamento, perché in realtà il messaggio cristiano non è un semplice indottrinamento di regole, ma è una sfida di vita, è uno stile di vita. Fare discepoli significa proclamare uno stile di vita contagioso che porti ad un'esperienza di trasformazione e che porti le persone a testimoniare del loro cambiamento di vita attraverso anche l'esperienza del battesimo, e che crescano attraverso l'educazione spirituale, la preghiera, la parola, e possano così diventare delle cristiani maturi. Così, se noi continuiamo a credere, e sappiamo che è necessario continuare a credere, se noi continuiamo a credere in Cristo, dobbiamo assolutamente credere anche nella sua ascensione, dobbiamo credere anche nel suo ritorno e dobbiamo sperimentare la promessa del Padre, quella promessa che Gesù racconta e che l'Evangelista Giovanni ci racconta, che quella promessa è che è lo Spirito di Dio che viene ad abitare con noi e viene ad abitare in noi. E dopo questa manifestazione soprannaturale, dove gli apostoli, poche persone, è vero, vedono Gesù che sparisce dalla loro vista, e questi altri personaggi angelici, senz'altro, che si manifestano nel loro di mezzo e che gridano che non è più necessario guardare al cielo, perché comunque il lavoro non è adesso guardare al cielo, il lavoro è farlo sulla terra, continuare il lavoro sulla terra. Vedessi infatti se ne ritornano a Gerusalemme, dal Monte degli Olivi, dove erano radunati, e in Gerusalemme e iniziano a radunarsi in questo posto particolare che è descritto nella parola del Signore. Come furono entrati, salirono nella sala di sopra dove solevano trattenersi. E qui c'è una nuova lista di personaggi, di apostoli, che è in relazione anche ad una precedente lista che Luca aveva fatto nel capitolo 6, dal versetto 14 al 16. Questa lista mette in evidenza la mancanza dell'apostolo Giuda, e qui abbiamo anche una singolare rappresentazione dell'episodio della morte di Giuda, perché nel Vangelo abbiamo la descrizione che Giuda si impiccò, mentre in questa descrizione fatta da Pietro, leggiamo appunto in questo capitolo, nei versetti da 15 in poi, che in quei giorni Pietro si levò in mezzo ai fratelli, quindi c'era una assemblea, e si legge appunto che il numero delle persone che erano radunate era 120, e parla della parola di Dio, interpreta in qualche maniera, in chiave neotestamentaria, il libro dei Salmi, e dichiara che quello che è stato detto, profetizzato nel libro dei Salmi, si è avverato ed è necessario dare una nuova attuazione. Questo è anche un passaggio molto importante, perché fino a quel tempo non esisteva ovviamente il Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento è esistito molti
anni dopo, non lo accettiamo e crediamo che questi libri che sono nel canone del Nuovo Testamento sono i libri ispirati, ma in quel tempo c'era solo la legge, i profeti e gli scritti del Vecchio Patto. Ed era necessario, come Gesù fece anche sulla via di Emmaus, reinterpretare le profezie e le parole alla luce dei nuovi fatti, come se fosse proprio una vera e propria realizzazione delle profezie date nel passato. E quindi gli unici testi che avevano questi nostri fratelli apostoli primitivi erano le sacre scritture che si leggevano nelle sinagoghe, che si leggevano normalmente nel culto. Pietro prende in mano le scritture e dice: fratelli, bisognava che si adempisse la profezia della scrittura pronunziata dallo Spirito Santo per bocca di Davide intorno a Giuda, che fu la guida di quelli che arrestarono Gesù, perché era annoverato fra noi ed aveva ricevuto la sua parte di questo ministero. La tosse è da tagliare, per forza di cose. Costui dunque acquistò un campo col prezzo della sua iniquità ed essendosi precipitato gli si squarciò il ventre e tutte le sue interiore si sparsero. E ciò è divenuto così noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme che quel campo è stato chiamato nel loro proprio linguaggio Acheldama, cioè campo di sangue. Diceva appunto la differenza della descrizione nel Vangelo, si parla di Giuda che si impicca. Pietro qui parla di una diversa fine di Giuda, dice che ha comprato con i soldi del suo tradimento, è vero, un campo, ma in questo campo non ha avuto fortuna, per così dire, perché in questo campo lui è precipitato in qualche burrone che parte, è vero, e si legge che in questa sua disgrazia e morì perché il ventre si squarciò e tutte le sue interiora sono state sparse in giro. E appunto che questo fatto era così noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme, siamo ancora in Gerusalemme, che questo campo è stato chiamato campo di sangue, Acheldama. E la conseguenza però qual è? Non è quella di lamentarsi o di dire è successo, è finito, no. La conseguenza è scritto che Pietro va a ricercare la parola dei Salmi e nei Salmi è scritto: divenga la sua dimora deserta e non vi sia chi abiti in essa e l'ufficio suo lo prenda un altro. Praticamente Pietro che cosa fa? Prende il Salmo 69 al versetto 26 e il Salmo 109 al versetto 8 e le rilegge in una chiave della cristiana, in una chiave della passione di Cristo, e propone a tutta l'assemblea la sostituzione di Giuda, che appunto aveva avuto la sua parte nel ministero apostolico, ma che aveva tradito e si era venduto per 30 denari la vita di Gesù, perché la sua fiducia in Gesù era venuta meno come leader e come maestro. E senza toccare il tema del tradimento di Giuda, fermiamoci su questo momento in cui gli apostoli sentono la necessità, Pietro espone questa necessità di recuperare il posto di Giuda, perché gli apostoli non erano più 12 ma erano 11, e così ad un certo punto si mette in evidenza che ci sono alcune persone che potrebbero essere chiamate a sostituire Giuda, e in particolare Pietro dà un criterio per la sostituzione, va bene? Bisogna
che tra gli uomini che sono stati in nostra compagnia tutto il tempo che il Signore Gesù è andato e venuto fra noi, a cominciare dal battesimo di Giovanni fino al giorno che egli, tolto da noi, è stato assunto in cielo, uno sia fatto testimone con noi della resurrezione di lui. Quindi abbiamo 12 apostoli, uno tradisce, viene meno, e poi abbiamo la necessità, in adempimento delle profezie del vecchio patto, dei salmi, di portare una sostituzione a questo apostolo che è venuto meno, Giuda, in maniera che il numero dei 12 rimanga ancora integro. Ora, si può discutere molto sul perché, voglio dire, non potesse andare avanti il numero 11 invece che il numero 12, ma credo che ci fosse nella mente dei discepoli quello che poi viene rivelato nel libro dell'Apocalisse, dove si legge che la nuova Gerusalemme è fondata su 12 fondamenti che portano i nomi degli apostoli dell'Agnello. In qualche maniera il numero 12 esprime anche una rappresentanza delle 12 tribù di Israele. Israele era composto da 12 tribù, e 12 è anche un numero che esprime governo. E quindi credo che era una ispirazione di Dio quella di dire: dobbiamo occupare il posto di Giuda, che se n'è andato al suo luogo. E così leggiamo la scrittura che si sono candidati, che sono stati candidati alcune persone che avevano una caratteristica speciale, erano ancora tra quelli che erano stati testimoni di tutto il periodo della vita di Gesù, testimoni della sua vita, testimoni della sua morte, testimoni della sua resurrezione. Era importante che ci fosse una ulteriore testimonianza che Gesù era morto, era risuscitato e asceso, e quindi ritornerà. E i candidati che gli vengano proposti, che avevano quindi queste caratteristiche, sono due. Uno è Giuseppe, detto Barsabba, e Mattia. E quindi è difficile adesso scegliere. Come si fa a scegliere? Anche se ci sono dei candidati illustri come Barsabba, è vero, Giuseppe detto Barsabba, che era anche soprannominato Giusto, quindi è una persona molto retta, non si può soprannominare una persona Giusto se non lo è chiaro, ed anche Mattia. E adesso come si risolve questo problema? Il problema della scelta si risolve in una maniera molto particolare. Pregando, dissero: tu Signore, che conosci i cuori di tutti, mostra quale di questi due hai scelto per prendere in questo ministero e apostolato al posto di Giuda, al posto che Giuda ha abbandonato per andarsene al suo luogo. Non fanno delle elezioni, non c'è un'assemblea, non c'è un'indicazione particolare. La Chiesa partecipa, dopo aver ascoltato le indicazioni degli apostoli, presenta questi due uomini, Mattia, è vero, e Giuseppe, testimoni della vita di Gesù per tutto il tempo in cui gli apostoli erano stati presenti. Mattia e Giuseppe non furono chiamati da Gesù tra il numero degli apostoli, ma sono annoverati tra coloro che sono testimoni della vita di Gesù, della sua morte e della sua risurrezione fino alla sua ascensione. Ecco quindi che molte volte ci chiediamo: il ministero apostolico è finito con i 12? Questa è la prima evidenza che anche dopo la resurrezione e l'ascensione di Cristo Gesù al cielo, il ministero apostolico non finisce con la morte di Gesù, ma continua in una continuità particolare, specialmente con una direzione rivolta verso il popolo di Israele in un primo tempo.
E così il modo per cui scelgano, dicevo, non è una lezione, una nomina, ma tirano a sorte. Prima pregano e poi chiedono al Signore, tirano la sorte. Ora potrebbe essere per noi un modo un po' strano questo di scegliere, è vero? E affidarsi alla sorte, ma non era una cosa così strana se consideriamo che nel vecchio patto il Signore aveva ordinato ai sacerdoti di mettere sul loro petto due piccole pietre che erano Urim e Tumim, che significa appunto luce e rivelazione, e non sappiamo come, ma i sacerdoti attraverso la tirare a sorte, attraverso l'estrazione di una di queste due pietre, potevano dire sì o no alla situazione che si veniva presentata per decidere qualche cosa anche molto importante, e attraverso questo tirare a sorte, attraverso il tirare a sorte l'Urim o Tumim, il sacerdote poteva dire qual era la volontà del Signore e la decisione di Dio per quel caso. Siamo anche in un tempo in cui non c'è rivelazione speciale, lo Spirito Santo non è ancora disceso, quindi la manifestazione soprannaturale dello Spirito, della profezia, di tutto quello che questo comporta nel capitolo poi successivo, non è ancora stata manifestata. E la via più semplice per questi uomini di Dio, insieme con tutta la Chiesa, è quella di pregare, affidarsi al Signore e tirare la sorte. E infatti leggiamo proprio così, che trassero la sorte cadde su Mattia, che fu associato agli 11 apostoli. Quindi è una situazione molto particolare, in quanto un semplice testimone, un semplice discepolo, tirato a sorte, diventa un apostolo, è associato agli altri 11 apostoli. Mattia emerge dal sorteggio come il nuovo dodicesimo apostolo, e questo significa appunto che la continuità apostolica è salvata, è preservata, e che tra i 12 apostoli adesso si unirà uno che se n'è andato e un altro che ha preso il suo posto, e che quindi ci sarà ancora, come vedremo un momento più avanti, un nuovo ordine. Diciamo che tutti questi 12 appartengono ad un vecchio ordine che possiamo appunto definire, in seguito alla rivelazione dell'Apocalisse, come i 12 dell'Agnello, gli apostoli dell'Agnello.